Dal telegiornale di Toscana TV in apertura parliamo della partitissima stasera a Praga, la Fiorentina contro il West Ham. C'è grande attesa per questa finalissima della Conference League. Molti tifosi viola sono proprio a Praga per seguire questa partita, che c'è una grande attesa e tante speranze. E noi ci colleghiamo con Fabio Ferri, che si trova proprio a Praga per seguire la partita, ma ora si trova nel centro della città. Buongiorno Fabio. Ciao Teresa, un saluto a tutti gli amici di Toscana TV. Siamo a Praga, come potete vedere forse anche dalle immagini, siamo sul Ponte Carlo, che è una delle principali attrazioni turistiche della capitale della Repubblica Ceca. Stamani arrivo nella appunto capitale ceca e insomma visita di quello che è questa splendida città, con tanti incontri con maglie viola e maglie bordeaux e celeste tipiche del West Ham. C'è in corso d'opera l'avvicinamento alla match, alla finale di Conference League di stasera, e quindi sono tanti tifosi già presenti in città. Io vi ricordo che il fischio d'inizio è previsto per le ore 21 all'Eden Arena. C'è anche Rocco Commisso. Salve Presidente, come va? Io sto bene, grazie. E noi sicuramente oggi non diciamo niente perché abbiamo un po' di scaramanzia, ma saremo all'Eden Arena per fare il tifo per la Fiorentina. Grazie. Grazie mille. Ciao. Grazie Presidente. E grazie Fabio, ha incontrato anche il patron Rocco Commisso. Come vedete c'è scaramanzia, c'è grande attesa e speranza, tra l'altro proprio nel centro della città di Praga si sono anche incontrate le tifoserie, diciamo che la birra ha aiutato a trovarsi più amici che rivali. E ora invece andiamo allo stadio Artemio Franchi a Firenze, perché chi non è andato a Praga stasera potrà seguire la partita proprio dallo stadio. Buongiorno Caterina. Sì, buongiorno Teresa, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, qui ci sono grandi preparativi in vista della finalissima di stasera, perché tutti vogliono sognare insieme qui allo stadio, grazie allo stadio Franchi, grazie ai 4 maxi schermi che già sono stati installati, anzi li stanno installando in questo momento, stanno facendo proprio le prove, e sono 4, uno sotto la curva Fiesole, uno davanti alla Maratona, uno davanti alla tribuna e poi uno fisso sopra la curva Ferrovia. Tra l'altro sulla questione maxi schermi c'era stata un po' di polemica, poi rientrata per un problema, diciamo, soprattutto burocratico e di sicurezza, quindi l'ok definitivo è stato dato dalla Prefettura di Firenze e dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, perché il nodo era proprio questo: si tratta di un pubblico spettacolo e non di un evento sportivo. Rientrata la polemica che aveva fatto un po', diciamo, preoccupare qualche tifoso, ci sono naturalmente anche maxi schermi in tutta la città, un po' come è successo per la Coppa Italia. Ora non posso elencare tutte le location, ma tra queste non so, abbiamo per esempio l'Hard Rock Café, le murate, poi sui Lungarni, insomma, diciamo i luoghi di ritrovo anche adatti ad accogliere tante persone. Sono 30.000 i tifosi attesi allo stadio, quindi biglietti a 5 euro per assistere dai maxi schermi sono andati letteralmente a ruba. E abbiamo anche intervistato un po' di persone. Che cosa è emerso? Che, diciamo, un po' le persone un po' più anziane preferiscono scegliere la comodità, quindi seguiranno la partitona del secolo da casa, magari con i familiari, mentre i più giovani saranno proprio qui allo stadio tutti insieme a incrociare le dita. Allora, se la regia è pronta, sentirei proprio le interviste e poi vi restituisco la linea. Andrea Di Salvo, Benzivendolo di Piazza Alberti, ormai un personaggio famoso. Beh, insomma, tifoso viola non c'è bisogno di dirlo. Assolutamente non famoso, diciamo conosciuto. Famoso non è una cosa, sa, dice a me. Sì, siamo pronti. Stasera c'è questa partita che sogniamo da oltre 20 anni. C'è una tensione bellissima perché
perché le tensioni delle partite come queste sono meravigliose. Diciamo che la cosa importante è essere a giocarsene queste partite, perché è da tanto che non si giocano. Sono molto, molto teso, non vedo l'ora di arrivare stasera alle 9. Andrò al Franchi perché a Praga non ci sono andato. Stasera ti sogna? E certo, se no. Dove? A casa però io. In casa solo, bisogna soffrire soli, però la confusione non va bene. Questa sera si sogna dove? Qui allo stadio, in maratona siamo, lui penso sia in tribuna. Siamo a sostenerla, speriamo che vada tutto a posto, sì. Siamo contenti, l'atmosfera, cioè quanti, 22.000 tifosi, tanti biglietti venduti, 30.000 addirittura, io però bene, bene, siamo contenti. Che cosa ha organizzato? Perché insomma è una serata un po' speciale questa. Niente, mi tocca guardarla con quella lì che dice di essere mia moglie da 60 anni. Qui la benzina viola è sempre stata, quindi non la troveranno mai di un altro colore. Se si vince mi farò anche la barba viola, capelli viola, non userò la parrucca e domani verrò a lavorare tutto viola con la maglia di Toldo, perché ho quella maglia del 96 ancora storica di quello bellissimo ricordo della Coppa Italia. Io sono tifosa della Fiorentina, spero che vinca. E... pronostico? 3-0. Oggi non si scommette, oggi si guarda e basta, si patisce. C'erano state un po' di polemiche sul discorso Maxi Schermi, poi è rientrato, era un problema diciamo burocratico, avete avuto un po' paura che non... Sì, un pochino sì, perché di problemi burocratici ce ne sono tanti con la Fiorentina, anche per il povero Rocco che c'ha sempre qualche bastone fra le ruote, però speriamo vada bene. Ho cominciato a seguire la Fiorentina per fortuna nel 55, da allora guai a chi me la tocca. E a partire dalle 17, collegati su Toscana TV, seguiremo l'attesa di questa finalissima fino al fischio finale. E ora lasciamo questa pagina dedicata alla Fiorentina e alla partita questa sera delle 21 e andiamo alla cronaca. Il Tribunale dei Minori di Firenze ha condannato a 3 anni con la condizionale e pena sospesa il ragazzo 17enne all'epoca dei fatti coinvolto nel caso di violenza sessuale di gruppo e lesioni a danno di una studentessa universitaria avvenuto nel maggio del 2021 a Siena e per il quale il Tribunale ha già condannato il calciatore Manolo Portanova a 6 anni, a darne notizia alla stampa locale senese, evidenziando come la condanna è arrivata con rito abbreviato e al ragazzo sono stati concessi tutti i benefici di legge, compresa la non menzione nel casellario giudiziale. E truffa agli anziani, scoperta una presunta banda che avrebbe agito in particolare nel senese, disposta la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dei 4 indagati, tutti di origine campana, una decina gli episodi al centro delle indagini, in particolare di truffe messe a segno con la cosiddetta tecnica del falso avvocato carabiniere che sarebbero avvenuta tra aprile 2022 e marzo 2023. E ora torniamo a parlare degli affitti brevi. Ieri c'è stato un incontro al Ministero del Turismo con il ministro Santanchè, c'era anche il sindaco Dario Nardella, proprio per fare il punto sugli affitti brevi. È stato un incontro utile e costruttivo sia da parte del ministro che da parte del sindaco di Firenze Nardella. Obiettivo delle città metropolitane è quello di arrivare a un documento di sintesi che possa soddisfare tutti. Vediamo. È stato un confronto serio, leale, trasparente, dove ognuno, come giusto che sia, ha portato sul tavolo la propria visione, le proprie istanze, i propri bisogni. Ma sono soddisfatta perché? Perché credo che si possa arrivare veramente a un testo di legge, di proposta di legge condivisa. I punti che ci vedono già d'accordo, uno sicuramente per tutti, che il codice univoco, cioè il CIN, nel senso che per poter accedere alla piattaforma devi avere questo codice univoco. E questo ha messo d'accordo tutti, direi tutti. Poi c'è la proposta delle 2 notti, che abbiamo avanzato dopo il precedente confronto, e qua c'è chi non lavorerebbe per niente, c'è chi lavorerebbe per giovani, ci lavoreremo. L'altra questione è invece sul numero degli appartamenti, perché oggi sapete che sino a un massimo c'è dal 5° appartamento in su. Molti, moltissimi, compresi anche i sindaci, ci chiedono invece di abbassare
ha due appartamenti, cioè dal terzo in su. Ci lavoriamo, però sono soddisfatta di questi tavoli perché ho capito che l'atmosfera è buona, che non c'è una controparte, che non c'è nessuno che è controparte rispetto a una parte, ma che stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, perché comunque c'è bisogno di una regolamentazione. È stata una riunione costruttiva dalla quale i comuni usciranno con una proposta di sintesi. Noi pensiamo sia necessario trovare un equilibrio tra residenti e turisti, anche per puntare ad abbassare il costo degli affitti e delle case. Per questo rimaniamo dell'idea che più che puntare a un minimo di notti sia importante puntare a un minimo di appartamenti, uno al massimo due, e individuare delle zone nelle quali le amministrazioni hanno il potere di limitare o vietare gli affitti turistici brevi. A scuola di stop motion e cinema, manifatture digitali, siamo a Prato, protagonisti gli studenti pratesi con la festa dell'animazione organizzata da Lanterne Magiche. Si conclude il percorso di laboratorio per i ragazzi, ci racconta tutto Alessandra Grati. Da spettatori di cartoni animati ad Art Director, si è conclusa con la festa dell'animazione il percorso laboratoriale degli studenti pratesi delle scuole primarie e medie che hanno aderito al progetto regionale Lanterne Magiche, il programma di educazione all'immagine promosso da Fondazione Sistema Toscana. Dalla tecnica dello stop motion a quella del 2D, passando per la costruzione di oggetti in cartone, sono state realizzate delle miniserie. Attraverso la stop motion per i bambini è importante nel senso di capire la precisione, la pazienza, la concentrazione. I loro manufatti sono più sorprendenti di quelli fatti da noi, che magari abbiamo già delle sovrastrutture. All'interno di Manifatture Digitali è stata creata anche un'aula permanente dedicata all'animazione. La possibilità di confrontarsi con quelli che sono i veri e propri mestieri legati al mondo del cinema, e quindi anche un'opportunità di formazione preziosa. Io sono convinta che questo progetto, arricchendosi anche di questo nuovo e bellissimo spazio, possa continuare davvero a coinvolgere centinaia, migliaia di docenti, di studentesse e studenti delle scuole toscane di ogni ordine e grado. Manifatture che sarà ampliata anche grazie ai fondi del PNRR. Oltre ad una sala utilizzata per il casting ed eventi, accoglie anche l'aula didattica dell'audiovisivo e laboratori professionali. Fra questi anche quello sartoriale, che ha realizzato i costumi della Fiction I Medici. Per Prato è un valore aggiunto, fra l'altro con la regione toscana e con tutto il sistema toscano c'è un'ottima sinergia e abbiamo intenzione di continuare a crescere. Sono opportunità appunto sia di crescita culturale ma anche opportunità di lavoro importanti per la nostra città. E al via la raccolta fondi sul web per la sinagoga di Firenze, che ha bisogno di lavori urgenti, e per garantire la sicurezza del tempio ebraico è stata lanciata una campagna di fundraising sulla piattaforma GoFundMe. Ad intervenire in maniera tempestiva è stata l'associazione Opera del Tempio Ebraico di Firenze. Il 26esimo Festival in Equilibrio, la manifestazione dedicata al teatro, alla danza, che siamo nella zona della costa. Il programma è tra Castiglioncello, Rosignano Marittimo e la costa degli Etruschi, quindi nella provincia di Livorno, e si terrà dal 28 giugno al 9 luglio. Vediamo. Diamo il via da una parte alla 26esima edizione del Festival in Equilibrio, che ormai è un momento tradizionale della programmazione di Armonia, e anche e soprattutto di una programmazione che sta attenta a quelle che sono poi le interazioni che ci sono sul territorio. Il programma quest'anno prevede circa 47 appuntamenti fra danza, musica, teatro. Per la prima volta ci sarà anche un segmento dedicato al video e anche al digitale. Attraverserà il territorio da Castiglioncello, quindi dal mare fino alla collina. Ci saranno 14 prime nazionali, tra cui performance prodotte da Armonia come Circe ed altre che dalla danza al teatro, e anche di opere di giovanissimi autori saranno presentate in questi giorni. Ci
sarà un focus dedicato al femminile che racconterà un po' l'idea di tutte le forme di discriminazione, anche di violenza, non soltanto nei confronti della fragilità, ma anche nei confronti di chi è emarginato. E Unicop e AISLA insieme per il progetto My Voice, ce lo racconta Patrizio Ceccarelli. Donare la propria voce a chi a causa di una malattia l'ha perduta è il progetto che vede insieme AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, e Unicop Firenze, sezione soci di Pistoia. Sì, la sezione soci Coop, incontrando la sezione AISLA di Pistoia, è venuto a conoscenza di questa possibilità gratuita. Purtroppo la malattia, essendo degenerativa, porta il malato a perdere anche la voce. My Voice è la campagna promossa da AISLA per poter permettere a tutte le persone con SLA di poter usufruire del progetto di voice banking e donazione della voce. A Pistoia, attraverso una compilazione semplicissima di una cartolina dove ci sarà scritto un numero di telefono, saranno contattate le persone che in modo gratuito decidono di contribuire a questo bellissimo progetto, costo zero, ma che daranno voce a chi purtroppo voce la va a perdere, o anche i malati stessi che ancora hanno la possibilità di parlare saranno registrati, e quindi un domani, quando attraverso una voce metallica fino ad oggi parlavano, avranno la loro voce umana. A Pistoia il progetto verrà illustrato nel corso di un evento che si svolgerà giovedì 15 giugno alle ore 16 nella saletta soci Coop di Viale Adua. E prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 17 con Telegram, con Alessio Poggioni, l'attesa per la finalissima Praga dei Viola fino al fischio finale. Toscana TV seguirà questo momento così importante per tutta la città e per la squadra Viola. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.